Boh. Vediamoci. Ma noi l'altro giorno con il Palermo avevo detto che gli altri avevano fatto meglio di noi. Oggi noi avremmo meritato il pareggio in maniera ampia, a mio avviso, però sicuramente è stata una partita che soprattutto abbiamo così, no, non interpretato nella maniera giusta dal punto di vista tecnico negli ultimi 30-35 metri. Il problema, forse quello principale, è stato aver preso il gol all'inizio, una cosa su cui purtroppo anche lavorando non è detto che si riesca a risolvere. È un problema, sta diventando, perché succede spesso. Soluzioni sinceramente non penso che ci siano, nel senso che la squadra lavora bene durante la settimana con attenzione e oggi però è ricapitato di prendere gol praticamente alla prima occasione. In fondo hai cambiato tutti gli interpreti dell'attacco, una squadra molto offensiva, ma come dicevi te, forse è mancata un po' di lucidità, anche un po' di cattiveria negli ultimi 16 metri. Abbiamo concluso non bene verso la porta. Abbiamo attaccato l'area bene, ma la rifinitura non era eccelsa. Il problema è stato più quello che non, secondo me, un discorso di convinzione, in tutta sincerità. Poi ci si è messa anche una grande parata del portiere del Modena su quella girata di Masucci, che fuori gioco non era, fosse entrata sarebbe stato gol. Sì, però il portiere c'è per parare, perciò non è che ci possiamo rammaricare se il portiere avversario fa il suo dovere. Ultima domanda, mister. Benevento e poi la sosta, una partita importante quella di sabato prossimo. Sì, lo è, ma come ovviamente era questa, la dobbiamo preparare con grande attenzione perché poi c'è la sosta e perciò dobbiamo cercare a tutti i costi di portare a casa la vittoria sabato.